Con molto piacere che abbiamo accettato l'invito del nostro amico scrittore Gino Marchitelli ad ospitare e sostenere questa iniziativa. Noi siamo molto legati al mondo della scuola, interagiamo molto con i giovani studenti di San Giuliano e delle zone limitrofe per studiare insieme problemi legati all'ecologia, all'ambiente ma anche alla cultura. Per cui questa occasione di studiare un testo, studiare i modi in cui si può creare arte e letteratura per noi è molto importante e soprattutto per noi è molto importante invitare i ragazzini alla lettura, perché è una cosa che bisogna mantenere ed è forse anche un patrimonio che si sta un po' perdendo, questo per l'amore per la letteratura. Allora Fabio, se ci vuoi dire in due parole, raccontare la scelta del tuo punto vendita di 1 euro di aderire, come già hai fatto con l'Associazione Culturale Picchio, a questa iniziativa, cosa ti aspetti e se siete contenti insomma di questo? Beh, noi non possiamo che essere parte attiva di questo progetto, perché oltre a vendere il libro, quindi a farne un uso commerciale del prodotto, siamo molto attenti e attivi al fatto che si riparta con la cultura, con la lettura, col progetto su se stessi, quindi riuscire sicuramente a impegnare subito i ragazzi in qualcosa che li veda protagonisti. Siamo certi che il valore aggiunto del nostro paese possa essere proprio quello, riuscire a partire da noi stessi, cosa che prima ci faceva essere forse leader, ma voglio azzardare, nel mondo come valore aggiunto, perché noi con la nostra mano d'opera, con i nostri prodotti, siamo sempre stati dai leader. E perché no, magari riuscire in futuro a avere anche dei leader in questo settore. Noi come Associazione Culturale Il Picchio, approfittando anche della casualità, diciamo, della mia situazione da, chiamiamolo così, elettricista scribacchino, come abbiamo detto più volte, e di scrittore, visto anche la notorietà che si sta verificando con l'ultimo libro, abbiamo proprio pensato, con la collaborazione delle Cupole, la collaborazione di Fabio di 1 euro, di lanciare sul nostro territorio, ma non solo, è allargato, e prendere questa location così piacevole, così interessante, così coinvolgente come quella del centro commerciale Le Cupole, per provare a far impegnare i ragazzi delle scuole nello scrivere un raccontino giallo che poi verrà elaborato dall'associazione Giallomania, dal presidente di Giallomania e alcuni di noi per le verifiche, per vedere di continuare in questo percorso culturale che abbiamo lanciato da 2 anni a questa parte, che ha visto la grossa partecipazione ai due concorsi letterari lanciati dal Picchio, anche con l'aiuto dell'1 euro. In questo caso allarghiamo la disponibilità e l'aiuto che ci viene concesso e dato in maniera ottimale dalle Cupole, e l'obiettivo è quello di coinvolgere il più ampio numero possibile di studenti delle scuole. Infatti poi andremo a incontrare i direttori, no, dei circoli didattici sangiulianesi e non solo, per tentare questo percorso del giallo. Diceva il presidente di Giallomania, Riccardo Sedini, che ha già fatto concorsi di questo tipo con i ragazzi, che c'è una attenzione da parte dei bambini e dei ragazzi all'idea di scrivere dei racconti con delle investigazioni, col mistero, che è molto alta. Da questo punto di vista il concorso sarà assolutamente gratuito e prevede poi, alla fine del percorso di raccolta degli elaborati, che verrà fatto qui alle Cupole e anche all'Associazione Culturale Il Picchio, con una grossa diffusione di volantini per conoscere il regolamento del concorso, prevede, dopo 3 mesi di raccolta degli elaborati, una premiazione che andremo a fare entro la metà di maggio, proprio qui, costruendo un evento ad hoc anche simpatico, magari con un po' di animazione, per le 10 migliori opere per categoria che verranno premiate. Abbiamo pensato di fare junior per quanto riguarda le elementari, junior plus, non per usare l'inglese ma perché i ragazzini oggi sono più attenti a queste cose, e aiuta, junior plus per le medie inferiori e young per le medie superiori. Sicuramente pensiamo che l'operazione che è già stata lanciata dalle Cupole di costruire dei percorsi culturali nella nostra zona all'interno del centro commerciale sia davvero, come diceva Fabio, un modo di creare un valore aggiunto. Viviamo tempi molto difficili, la cultura è allo sfascio e abbiamo bisogno tutti, ognuno di noi per una piccola parte, un piccolo tassello di questo puzzle,
per ricostruire cultura e conoscenza, che poi vuol dire avere gli strumenti per non cadere nelle trappole delle vecchie storie o dei vecchi rischi che ha passato anche questo paese. Quindi grazie a Giovanni, grazie a Fabio, grazie a Pierino e agli altri giornalisti che tra poco arriveranno, vi chiediamo anche a te di fare un grosso lancio su questa cosa per vedere di coinvolgere i nuovi aspiranti scrittori di delitti e investigazioni, per scherzo.